ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist Rette e Piano Cartesiano. Se avete un compito sul piano cartesiano e avete già visto tutti i video sul punto medio di un segmento, distanza tra due punti, come trovare l'equazione della retta passante per due punti, piuttosto che rette parallele, rette perpendicolari, rette incidenti, insomma, se avete visto tutti i video della playlist, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di esercizi su tutto quello che abbiamo visto. Partiamo con un esercizio semplicissimo. Abbiamo un punto P che appartiene a una retta, e questa è l'equazione della retta in forma implicita. Ci dice che la x, la scissa, vale meno 3 e ci chiede di trovare la y. Molto semplice, tutte le volte che un punto appartiene alla retta vuol dire che possiamo andare a sostituire le coordinate del punto nella retta. In questo caso sostituisco al posto di x meno 3 e quindi viene 2 per meno 3 e tutto il resto lo ricopio. A questo punto faccio i calcoli, 2 per meno 3 fa meno 6, che sommato a più 3 fa meno 3. Porto il meno 3 al secondo membro e cambio di segno. Cambio segno alla y e quindi qua diventa più e al secondo membro diventa meno. Divido come sempre tutto per il coefficiente davanti all'incognita, quindi divido tutto per 2. 2, 2 se ne va ed ecco che in pochi minuti abbiamo trovato il valore della y. Y vale meno 3 mezzi, quindi le coordinate del punto P sono queste. Passiamo a un altro esercizio. Scriviamo l'equazione della retta S passante per P di coordinate 2, 3 e parallela alla retta R di questa equazione. Come facciamo a trovare S? Allora, ci dà un'informazione importante, ci dice che è parallela ad R, e se avete visto il video sulle rette parallele e perpendicolari sapete che se due rette sono parallele allora hanno lo stesso coefficiente angolare. Questa retta è in forma implicita. Voi sapete che, data una retta in forma implicita, il coefficiente angolare è dato da meno a fratto b. Oppure, se preferite, trasformate questa retta in forma esplicita in modo da avere in maniera esplicita appunto m, il coefficiente angolare. Nel nostro caso il coefficiente angolare della retta R è meno a, quindi meno 3, fratto b, da noi b è meno 5. Meno per meno più, quindi il coefficiente vale 3 quinti. Siccome la retta S è parallela a R, il coefficiente angolare sarà identico. Ora, abbiamo il coefficiente angolare, abbiamo il punto per cui la retta deve passare, quindi andiamo ad applicare la formula, che vi ricordo è questa. Quindi al posto della y 0 metto la y del punto P, quindi 3. M lo abbiamo appena trovato, quindi è 3 quinti, e al posto di x con 0 metto la x del punto P, 2. Andiamo a fare i calcoli, quindi il meno 3 lo porto al secondo membro cambiando di segno, qui moltiplico e quindi ho 3 quinti x, 3 per 2, 6 quinti. Per cui la retta in forma esplicita ha questa equazione, 3 quinti x lo ricopio e sommo i termini noti, quindi 3 meno 6 quinti, facendo l'MCM viene 5 per 3 15, 15 meno 6 9 quinti. Se volete scrivere questa retta in forma implicita sapete come fare. Passiamo al prossimo esercizio. Questa volta abbiamo A e B in funzione del parametro K. Ci chiede di trovare le coordinate del punto medio del segmento AB in modo tale che l'ordinata sia doppia della scissa. Quindi lo possiamo scrivere così. L'ordinata, cioè la y del punto medio, deve essere due volte la x del punto medio. Andiamo a trovare le coordinate del punto medio. Sappiamo che dobbiamo sommare le x tra di loro e dividere per 2. Come quando faccio la media tra due voti, quindi k più k fa 2k meno 2, tutto fratto 2, quindi 2k fratto 2 fa k, 2 fratto 2 1. In questo modo abbiamo trovato la x del punto medio. Facciamo la stessa cosa con la y. Devo sommare tra di loro le y e dividere tutto per 2, quindi 2k più 2k fa 4k, meno 1 più 4 più 3, quindi il punto medio ha queste coordinate e possiamo scriverlo così. Ora dobbiamo trovare k sapendo che esiste questa relazione, cioè la y del punto medio, lei, è due volte la x del punto medio. Quindi grazie a questa relazione abbiamo un'equazione di primo grado da risolvere. Prima di tutto facciamo l'MCM a destra e a sinistra, che è 2. Al primo membro 2 fratto 2 1, ricopio il numeratore. Al secondo membro 2 fratto niente 2, per il 2 che c'è davanti fa 4, quindi devo moltiplicare per 4 questa quantità qui. Viene 4k meno 4. Mando via i denominatori, mi rendo conto che al primo e secondo membro ho la stessa quantità, quindi sappiamo che va via, per cui al primo membro viene 0k e al secondo membro
più 3 portato di qua viene meno 3, sommato a meno 4, meno 7. Come sapete, nelle equazioni di primo grado, quando ho 0 uguale a qualcosa, l'equazione è impossibile, e quindi in questo caso non esiste alcun k che soddisfi questa condizione. In questo esercizio abbiamo 3 punti ABC e ci chiede di verificare se il triangolo ABC è un triangolo rettangolo oppure no. Per fare questo esercizio abbiamo 2 possibilità. Primo caso, sappiamo che un triangolo rettangolo vuol dire che ha 2 segmenti che sono perpendicolari tra di loro e quindi possiamo andare a calcolare il coefficiente angolare di tutti e 3 segmenti e vedere se soddisfa la condizione di perpendicolarità. Quindi, primo modo, il coefficiente angolare di AB devo fare la differenza tra le y, quindi 4 meno 2, fratto la differenza delle x, 4 meno 2. Viene 2 mezzi, quindi 1. Andiamo a calcolare il coefficiente angolare BC. Meno 2 meno 4, fratto 6 meno 4. Sopra viene meno 6, sotto viene 2, e quindi meno 3. Andiamo a calcolare l'ultimo, AC. Meno 2 meno 2, fratto 6 meno 2. Sopra viene meno 4 e sotto 4, ovvero meno 1. Sono felice perché vedo che il coefficiente angolare di AB è 1 e quello di AC è meno 1, quindi soddisfano la condizione di perpendicolarità. Quindi possiamo concludere che il segmento AB è perpendicolare al segmento AC e quindi il triangolo è rettangolo. Secondo modo, un triangolo è rettangolo se soddisfa il teorema di Pitagora, quindi andiamo a calcolare la lunghezza dei 3 lati. AB, la differenza tra le x, 2 meno 4, tutto alla seconda, più la differenza delle y, 2 meno 4, tutto alla seconda. Questo fa meno 2 elevato alla seconda 4, questo fa 4 più 4, 8, radice di 8. Andiamo a calcolare BC, differenza delle x tutto alla seconda, 4 meno 6, differenza delle y tutto alla seconda, 4 meno meno 2, 4 più 2. Questo fa meno 2 elevato alla seconda 4. Questo fa 6 elevato alla seconda 36. 36 più 4, radice di 40. Andiamo a calcolare l'ultimo segmento, quindi AC, differenza delle x, 2 meno 6, tutto alla seconda, e differenza tra le y, 2 meno meno 2, quindi 2 più 2. Questo fa meno 4 elevato alla seconda più 16. Questo fa 4 elevato alla seconda 16, quindi 16 più 16, 32. Dobbiamo verificare se è soddisfatto il teorema di Pitagora, ovvero che l'ipotenusa alla seconda è uguale alla somma dei quadrati dei cateti. Scritto a parole è questo: l'ipotenusa alla seconda è uguale al cateto 1 alla seconda più il cateto 2 alla seconda. Io noto subito che 40 è uguale a cateto 1 alla seconda, la radice va via, quindi 8, cateto 2 elevato alla seconda, anche qui la radice se ne va e viene 32. Quindi il teorema di Pitagora è verificato, per cui l'ipotenusa nel nostro caso è BC, quindi i cateti AB AC sono perpendicolari tra di loro, come avevamo già visto utilizzando il primo modo. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata.